Nei giorni scorsi è purtroppo venuto a mancare Lamberto Leonardi e da ex calciatore della Juventus, della Roma, ha ottenuto anche successi importanti nella sua carriera di allenatore con la Nocerina, con la Torres, in cui ha allenato un giovane Gianfranco Zola e in particolare con la Paganese. Nell'anno 1975-1976 mister Leonardi alla guida della Paganese riuscì a raggiungere la prima storica promozione della Paganese in Serie C2. Abbiamo in collegamento Luigi Di Giaimo che faceva parte di quella squadra. Luigi, che ricordi hai di Mister Leonardi? Allora, umanamente era una persona eccellente, una persona era un amico che un allenatore, quindi non si è fatto mai sentire distante dai ragazzi, dai giocatori, dalle persone che lui, dai giocatori che allenava durante l'anno, quindi partecipava a tutta la vita, diciamo, giornaliera. Sul campo era un grosso professionista e quindi diciamo che l'unica cosa che teneva ed era anche giusta durante la partita era irrefrenabile. E la sentiva molto la partita perché lui aveva smesso da poco da giocatore, diciamo da mattatore in mezzo al campo. Quindi, stando in panchina, è come se fosse stato sempre in mezzo al campo. Comunque, era un trascinatore molto umano, bravo tecnicamente, bravo allenatore. Sapeva scegliere i ragazzi, sapeva mettere la squadra in campo, ti dava il massimo della responsabilità. Io ho un ricordo molto, molto bello perché poi. A Pagani avevo 25 anni, quell'anno ero il capitano della squadra. Io ho attraversato un periodo un poco particolare fisicamente, lui è stato molto vicino. Il ricordo è stato molto bello. Diciamo che questa notizia non ci voleva proprio perché, ti devo dire la verità, è stata accolta da me in un modo molto, molto brutto. Comunque i ricordi sono molto belli. Ha qualche aneddoto, qualche curiosità da raccontarci su Mister Leonardi? Ma devo dire la verità, ne sono tanti perché, come ti ho detto prima, lui partecipava alla vita di tutti i giorni con noi, quindi era una persona che magari si sedeva al tavolo, giocava con noi, stava con noi a giocare a carte, stava sempre con noi, dormiva con noi nello stesso, diciamo, nello stesso stabile, era sempre presente. Quindi voglio dire, nel momento in cui ti serviva qualche cosa come giocatore, lui era sempre presente, quindi non è che diceva di sì, diceva di no, ti impediva, assolutamente no, perché lui aveva fatto il calciatore e sapeva le esigenze di ogni ragazzo. Una volta solamente io feci un'avventura con una ragazza, lui se ne accorse e gli dissi una bugia, che lui disse va bene Gigi, puoi andare, l'importante è che poi ritorni per gli allenamenti. Lì fu una cosa molto molto bella e fu molto umana e devo dire la verità che ancora adesso diciamo è nella mia presenza, è stata una persona eccellente, quindi non ho altro che dire sempre bene, perché poi lui è stato anche in altre cose, è stato a Nocera, mi portò a Nocera, mi fece andare con la Nocerina, mi voleva portare a Latina l'anno dopo che vinse il campionato nella Paganese. Io devo dire la verità, non andai perché volevo giocare in Serie C, che avevo fatto già 3-4 anni interregionale e logicamente il giocatore cerca sempre di migliorarsi. Poi lui cambiò squadra, venne a Nocera, mi portò a Nocera, mi fece andare a Nocera, con la Salernitana, quindi ho cambiato tre società con lui. Ed era uno molto molto disponibile, mi voleva portare anche in via Foggia, però non ci fu la possibilità perché i dirigenti erano diretti verso altri giocatori, volevano prendere altre persone, quindi diciamo che aveva molta fiducia in me ed io altrettanto in lui, quindi mi sentivo molto responsabile perché lui la dava la responsabilità e di conseguenza in mezzo al campo io gli davo il massimo. È stato un bel rapporto con lui, devo dire la verità. Lei è stato anche recordman di presenze con la Paganese, però questo record è stato superato qualche giorno fa da Francesco Scarpa, giocatore ancora in attività. Che pensieri ha riguardo, il superamento di questo numero di presenze? Ah, non è che non ne faccio un dramma, giustamente. Voglio dire, non è che si possono fare tanti paragoni, perché una volta i playoff e playout non esistevano, quindi chi vinceva andava in superiore e chi retrocedeva, retrocedeva. Adesso si sono aggiunti playout e playoff, quindi voglio dire, beh, comunque mi fa piacere perché significa che
che anche diciamo, i giocatori di bandiera esistono ancora, quindi se Scarpa è rimasta a Pagani, il mio record significa che è una persona che ha dato immensamente il cuore a Pagani e questo mi fa immensamente piacere perché oggi i giocatori fanno da un teatro all'altro, quindi da una società all'altra cercano di andare avanti. Quindi Scarpe si è meritato questo record. Comunque è un paragone che non si può fare perché una volta si giocava e erano quelle le partite. Adesso ho detto ci sono modi di superare altri record, hai voglia tu. Comunque sono contento per Scarpe e sono contento per la Paganese. Lei ci racconti anche del suo legame con la Paganese e con la città. Lei è molto legato alla città. Allora, io con la Paganese ho un ricordo bellissimo perché ho vissuto la mia gioventù dai 20 anni fino a 27-28 anni, quindi voglio dire sono stati 7 anni meravigliosi dove il pubblico di Pagani, io devo fare delle lodi perché è un pubblico meraviglioso, ma non solo un pubblico, è proprio la gente meravigliosa, gente orgogliosa. Gente che ti trascinava, proprio mi hanno dato la carica della vita perché sono persone che la mattina si fanno il segno della croce e devono portare avanti chi le famiglie in questo contesto ed anche prima, in questo contesto sociale che siamo arrivati, all'epoca era forse ancora peggio e allora loro sostenevano i colori azzurri che erano le maglie della Paganese, lo sono tuttora e lo sostenevano con forza e con orgoglio. Questo fatto qui mi caricava perché anche io vengo da una famiglia di pescatori, di gente modesta, dove avevo bisogno di questa carica e loro me l'hanno data e mi hanno caricato. Ecco, come un orologio, gli hanno dato la corda, mi hanno dato la corda per 7 anni e questo modo di essere trascinatore me l'hanno fatto andare avanti adesso a 71 anni ancora. Ancora sono un trascinatore perché mi interessa di calcio, soprattutto di giovani, perché tutto quello che mi hanno dato io devo a loro, veramente devo al popolo di Pagani, ai tifosi in particolar modo. E i derby che si facevano erano sentiti al massimo, sempre sportivamente. E devo dire la verità, sono cose che non possono essere né tralasciate né possono essere lasciate andare così. Quindi quando incontro qualche paganese ancora mi amano, devo dire la verità, mi amano perché loro hanno capito che io davo il massimo per la loro squadra.